Uomini e donne, Marta lascia per sempre il trono? Ecco gli ultimatum al tronista. La giovane Pasqualato si è sfogata attraverso alcune stories su Instagram. Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle news sul trono classico, video. La giovane corteggiatrice Cancelletto Marta Pasqualato sembra intenzionata a chiudere la conoscenza con Cancelletto Niccolò Brigante. Per quale motivo? A quanto pare il tutto sarebbe partito dall'iniziativa del tronista di realizzare un'esterna con Virginia a Parigi. Si è trattato di una piccola escursione che la Pasqualato non ha apprezzato per niente. Infatti, dopo che Maria De Filippi ha mandato in onda il filmato del weekend, la 26enne veneziana ha definitivamente lasciato lo studio. Le stories di Marta sul suo profilo Instagram. Recentemente, la corteggiatrice Marta, attraverso il suo profilo Instagram, ha realizzato una stories dove ha parlato con i suoi numerosi followers. Durante la diretta, la ragazza ha scritto anche questa frase: "Buongiorno, a chi capisce quando è ora di cambiare pagina". Dopodiché la 26enne ha intonato il brano "Dopotutto", interpretato da Federica Carta, ex allieva di Amici 16. Dopo questa breve performance, la Pasqualato ha salutato il suo pubblico e ha rivelato che da oggi in poi comincerà nuovamente a sorridere perché si è stufata. Infine ha concluso il suo discorso con questa frase che sembra un ultimatum per Niccolò Brigante: "Mi sono davvero scocciata di tutto, da adesso in poi si fa come dico io". Dopo qualche ora, Marta ha pubblicato alcune foto sui social che la mostrano in giro per Firenze in compagnia della sorella. Trono classico, la corteggiatrice veneziana cambierà idea? Quindi, dopo le varie stories su Instagram da parte della Pasqualato, è evidente che quest'ultima non ha nessuna intenzione di ritornare nello studio di Cancelletto Uomini e Donne per corteggiare il tronista catanese. La ragazza veneziana è rimasta molto delusa degli ultimi comportamenti di Niccolò, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata l'esterna che Brigante ha fatto con la Stablume nella capitale francese. Per il momento la studentessa si è sfogata attraverso i social, ma non sappiamo se cambierà idea e se tornerà al trono classico. Il tronista riuscirà a farle cambiare idea? Per scoprirlo bisogna attendere la prossima registrazione che probabilmente verrà realizzata tra qualche giorno. Nel frattempo, per conoscere altre curiosità ed informazioni sulla decisione di Marta, vi consigliamo di cliccare sul tasto Segui canale Uomini e Donne, video, che trovate nella parte alta di quest'articolo.